Il Conficelli per la prima volta l'Avellino esce sconfitto senza segnare fuori casa. Che cosa è mancato negli ultimi 30 metri? Soprattutto è stata una partita dai due volti, nel senso che avete preso gol dopo pochi minuti, poi diciamo avete reagito, poi nel secondo tempo, dopo soprattutto la sostituzione di De Francesco, praticamente non si è più visto l'Avellino, soprattutto negli ultimi 30 metri. Sì, no, il primo tempo abbiamo preso sto gol su un'azione un po' così fortuita, dopo 2 minuti a freddo, abbiamo avuto una buona reazione, abbiamo avuto buone occasioni il primo tempo, abbiamo fatto il gioco, poi il secondo tempo diciamo c'è stato più interruzione, loro l'hanno messa un po' più sulla caciara e diciamo non abbiamo fatto benissimo sotto il piano del gioco e delle occasioni. Diciamo, avete sofferto quando loro venivano fuori sulle seconde palle e ripartivano velocemente. Questo è stato un po' quello che è apparso da fuori. Soprattutto il secondo tempo, poi per pareggiarla siamo un attimo sbilanciati, abbiamo concesso qualche ripartenza e penso che era più che normale, Ecco, ora l'Avellino riprende a lavorare, non c'è tempo per pensare a questa sconfitta, si riparte subito per mercoledì perché arriva il Bisceglie al partenza. voglio dire. Sì. La fortuna che giochiamo ogni 3 giorni è proprio questa, che magari dopo una sconfitta c'hai la possibilità di rifarti subito. Sappiamo che in casa non stiamo avendo un buon cammino e dovremmo ottenere a tutti i costi la vittoria. Ti preoccupa un po' l'atteggiamento, soprattutto negli approcci alle gare, perché non è la prima volta, diciamo, che l'Avellino, tra virgolette, per svegliarsi deve prendere una doccia fredda, almeno questo mi chiedono i colleghi. Penso che questo sia la prima volta, se non dopo Pagani, se non mi sbaglio, che andiamo in svantaggio, che prendiamo gol. La prima volta che prendiamo gol così dopo pochi minuti, l'atteggiamento io penso che non è mancato sotto il piano della cattiveria, dell'abnegazione, non è mancato, ci cioè abbiamo messo tutto. Poi, ripeto, le partite vanno indirizzate da alcuni episodi e oggi siamo qui, diciamo, a parlare di una sconfitta che non ci deve demoralizzare, dobbiamo stare tutti uniti come abbiamo sempre fatto e ripartire da mercoledì, ecco. Ecco, obiettivo riscatto quindi contro il Bisceglie. Beh, per forza, se siamo qui a piangerci addosso dopo una sconfitta facciamo l'errore più grande che ci possa essere. Noi, purtroppo fa parte del calcio, no? Perdere, vincere, e quindi noi dobbiamo pensare subito a mercoledì e ci dispiace, siamo amareggiati, ma dobbiamo ripartire a tutti i costi.